Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 19 giugno del 2023, stiamo tornando a casa da Ivrea e ci siamo fermati in un posto, questo posto ameno, che si chiama Santhià. Però con l'H in mezzo, si leggerà Santhià o Sanzia? Non sappiamo. Comunque abbiamo appena trovato una scatolina qua, in questo parco. E siamo giunti a Torrión Cuartara, un altro ameno luogo in mezzo alle risaie. Tra l'altro, abbiamo fatto pure una strada sterrata che forse non potevamo passarci, ma sta navigando lui. No, non è colpa mia comunque. Ah, è il paesano Siamo di prima? nei pressi della Gunterstube. Ok. E nel paesino di prima ci eravamo fermati all'Eurospin perché volevamo croissant, ma abbiamo, cioè l'unico Eurospin che non ha il reparto panetteria. Quindi vabbè, adesso magari poi troveremo e cercheremo qualcos'altro, tipo Aldi, tipo Lidl, tipo un altro Eurospin che abbia il reparto panetteria. Comunque, qui c'è una cache che si chiama Gunterstube, appunto. No, non No, non si credo. chiama così. Come si chiama? Ah, c'è un nome. Eh sì, certo. Sant'Eustachio, Battaglia di Novara. Perché questa sarà la chiesa di Sant'Eustachio, io presumo. Torrión Cuartara, niente di fatto, anche perché c'è da risolvere tutto un cruciverba, non è una roba, cioè è più una pseudo No, è mystery. che non sappiamo dove prendere le Tra l'altro, informazioni per infatti, risolvere perché il nei cruciverba. pannelli informativi non ci sono le cose, quindi diventa complicato. Siamo sempre in quel di Novara, più o meno. Non ci siamo allontanati tanto e siamo dalla discoteca celebrità perché Ah sì, è quella della canzone, sì. c'è una cache trovata che è quella della canzone degli 883, la regina del celebrità, quindi c'è cioè, una discoteca famosa. Anzi, mi dicono dalla regia che quando questa canzone è uscita non ho potuto fare a meno di pensare alla mia discoteca preferita, anche se in realtà il testo e l'ambientazione del video di Max Pezzali fanno riferimento alla discoteca celebrità di Pavia, prima denominata Ombelico, attualmente chiusa. Quindi, non è. Quindi è solo qui Quindi sì, è soltanto di perché si chiama lo stesso ricordo, ok. nome. Siamo arrivati in Mi hai tangenziale spaventato a tantissimo. Pensavo fosse un serial Milano. killer dell'autogrill. Certo, il famoso serial killer dell'autogrill. No, non sono serial killer dell'autogrill. Siamo in tangenziale a Milano. Questa è l'area di servizio a Sago, può essere? Ovest? Ovest. Sì. E niente, insomma, là c'è una cache che ho trovato. Era terreno 1. A momenti facevo, cioè, avevo problemi ad arrivarci io. In teoria, col terreno 1 bisognerebbe arrivarci in sedia a rotelle. Ah, l'hai già Sì. trovato? Vabbè. Perché era difficile? No, non era di, cioè era in alto. Ah, è rimasto. Facevo fatica ad arrivarci io. E terreno 1 ci dovrebbe arrivare uno in sedia a rotelle. Ora, io ok che sono bassa, però penso di arrivare più in alto di uno con la sedia a rotelle. Vabbè, comunque niente, vado a fare la pipì. Siamo arrivati nella ridentissima Bozzolo. Sì, Bozzolo si chiama questo posto. E sì, boh, sembra molto un paese per vecchi, per la verità. Qui c'è questo bell'albero pieno di apette e adesso andiamo a cercare una cache. Questa cache si chiama Porta San Martino o Porta Mantova, neoclassica, è stata eretta nel comune di Bozzolo nel 1842 in sostituzione di una porta gonzaghesca del XVII secolo. Comunque, cache trovata!
Non si capirà niente di quel che dico, ma stiamo attraversando il Po. Siamo a Guastalla. Qui dovrebbe esserci una cache che però non troviamo. E anche la seconda qui a Guastalla non pervenuta. Secondo me doveva essere lì dietro a quel coso, però non c'è. Sempre meglio, la terza doveva essere in questo muro. E quindi abbiamo un piccolissimo problema, come si per dire. Proviamo ad andare all'ultima delle quattro della Croce del Sud. E niente, neanche questa trovata. Fantastico, Guastalla, però. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss...